tutti ragazzi. Ciao ragazzi. Come vedete dal vestito, oggi facciamo la Bleed Food Challenge con Davide. Dario, si come già vedete ancora dai vestiti, comincerà lui a essere bendato. Ragazzi, io non premetto che non l'ho mai fatto, neanche lui penso. No, io non l'ho mai fatta, però già l'ho vista, ragazzi. Comunque non stiamo copiando nessuno, ragazzi, perché noi cerchiamo di fare il meno cose possibile che riusciamo a fare. Ciao, sponsor a Zara, salutiamo Zara. Ciao Zara. Va bene. Ok. Ragazzi, stiamo cercando di coprire il più possibile Davide con 8 fasce e un sacco di cose. Ah, bastardo, tu guarda. No, ti giuro, Non mi interessa. È per il naso tanto comunque. Ok. Perfetto, devi essere Batman. Davide, odore. Comunque ragazzi, iniziamo col primo ingrediente che andrò a prendere. Paura. Dario è commestibile. Davide, aspetta, prima facciamolo vedere. Camera. Ragazzi, cos'è? Scrivetelo nei commenti, veloce. Aspetta che metta a fuoco. Prendi il mio smartphone. Non vuole mettere a fuoco. Ah. Comunque l'avete capito, ragazzi. L'avete capito. Aspettate. Stai morendo lo cavolo, eh? Davide, senti il rumore dell'apertura dello scatolo. Sarà cosa di mangiare. Vuoi guardare? Sì. Però mi fa che... fammi adorare. Posso tenerlo? No. Non lo so. Puoi darmi le tue dita e picchiami! Ah! Ok, ok. E devo mangiare. Se lo puoi assaggiare. Che puzza. Una salsa. È una salsa, sì. Non lo capisco. Vabbè. Puoi assaggiare, vedi. Posso sparare se sbaglio? No, no. Cioè, quindi se sbaglio... Devi indovinare. E se sbagli? Vabbè, dai, spara. Basta che non dici a random perché poi non... No, forse ketchup. Ketchup. Maionese. No. Ti do un indizio. Ti dico gli ingredienti. Mi schifo. Acqua, olio vegetale, 17% parzialmente scremato. Non dico che cos'è perché sennò lo capisci. È pesto. Aceto di acquavite, zucchero, amido modificato di mais, tuorlo d'uovo, sale, spezie, con senape, senaro, addensante. No, devo dire che è buono. Non lo so cos'è. Io pure lo mangio. Comunque, se mi dici che cos'è? Se lo capisco. Ti arrendi? No, questo mai. Però il video dura poco. Fammi riprovare in caso mi arrendo, ragazzi. Vediamo. Metti di più, metti in forna. Io! Che schifo! Cali. Con calma. Ma si sporca, no? Quello non è che io la metto nel dito per odorare, capire cosa, se no quello la mangio. Non ce l'ho fatto un cazzo. Non si capisce, non... Ti arrendi? È una crema. Ti arrendi? È buona. Vabbè, mia. Aia! Ti arrendi? Concentrato di aia. Mi arrendo, ragazzi, non lo so. Yogurt per kebab! Comunque, ragazzi, metto nel frattempo sotto così Davide si lava le mani. Secondo oggetto, al secondo... Oggetto, ah, oggetto, niente, che cos'è, non lo so. Comunque, andiamo al secondo, Davide. Allora, facciamo vedere che cos'è i telespettatori. Aspetta che metta a fuoco. La vedo, è una cosa blu. No, nera, arancione, verde. Io non capisco perché questa fotocamera non mette a fuoco. Ah, capisco. Non si metterà a fuoco. Ragazzi, veramente, molta paura. La sto facendo sotto. Comunque, ragazzi, avete capito? Ma amone. Io non l'ho capito. Senti il rumore? È un coperchio, un vasetto o qualcosa. Fino la voglio odorare. Odora. Questa ragazza... Se non mi capisce dall'odore è un coglione. Sono un coglione allora. Yogurt? No. Mamma. Sì, secondo te gli faccio fare di nuovo yogurt? Non lo saprò mai. La vita con me è difficile. Avrò ancora le cose mie anche difficili. Avrò preso aglio, sedano. Vabbè, comunque. Ma niente detto. Davide, preparati perché... Piano, non puoi, mi schizzo. Senti. Yogurt, gelatina! Grazie! Non è però non è gelatina. Mamma, che odore di merda! Odora che buono! Mangia, voglio dire che è buono! Cazzo, la pecca qui. Cioè, se non lo capisce dal gusto è un coglione. Cioè, non ha avuto un'infanzia.
E significa che non è un grande, una grande persona di colazione. Non dico nient'altro perché già ti sto aiutando. Poi guardate, col cappuccio di goblin. Marmellata. Bravo, di che cosa? Di che cosa? Devi inventarla, devi dire la prima botta, eh? Aspetta che non muovi. La bicocca. Bravo, bravo. Sono troppo potente. Ragazzi, andiamo al secondo, al terzo oggetto, che è il più difficile. Appunto, io l'ho scelto alla fine, che Davide sicuramente non aveva mai mangiato, oppure l'ha mangiato però non si ricorda che cosa. È difficilissimo. Ragazzi, è ancora impacchettato. È ancora impacchettato. Vediamo se riesce, se riesce questa cazzo di fotocamera a mettere a fuoco. Però penso già che l'avete visto. Ok, l'avete visto. Sono... Avete capito. Aspetta che metto a fuoco Davide, ok. Bruttissimo. Ancora. Ok. senti l'apertura, Davide. Anzi, senti il rumore. Aspetta, apertura. Posso odorare? Davide, mi hai fatto a scuola. Scusa. Non esci. Aspetta, è più... Ok. Se vuoi affondare, è qua. Dice Davide è nervosa. È ricotta. Sì, ricotta. Dammi. Forse ho capito. È difficile, vediamo. Mamma, filata. No, no. Somiglia alla filata, ma non è filata. Mi fai affondare il ditino. No, sai. Ti assicuro che tanto ricco tutte cose, alla fine. Che cos'è? Davide è difficile. E meno male quello dici tu. Ti do un indizio. Fresca e gustosa. E ricotta. Solo 4,3% di grassi. Sì, da dentro. Mozzarella. Qualcosa che fa. No, no. Formaggio fresco, leggero, ingredienti latte scremato, pastorizzato, crema di latte, sale addensante, alginato di sodio, frammenti lattici, suona il telefono, tranquilli, ricontinuiamo. Ok ragazzi, ricontinuiamo. Cos'è Davide? Dai, dillo. Non lo so. Non lo sai? Ok, ti arrendi? Se è qualcosa a che fare con il latte ricotta, però non lo so bene. Devo dire la marca? Cioè, nel no, senso, non c'è bisogno. No. Devi dire come si chiama. Ah, mozzarella! No. Ricotta! No. Mi fai toccare? Siete anche tu, devi toccare per l'ennesima volta. Ah! Poi non lo so. Ti arrendi? Si schiaventa, mozzarella, non lo so, ti arrendi. Ah, ah, fiocchi di latte! Non avresti mai indovinato, infatti. Ragazzi, comunque, finiamo qui il video. Davide finalmente si scopre. Ragazzi, guardate, che schifo. Si è fatto le mesh. Comunque. Dario, va a cagare. Ragazzi, salutiamo. Adesso. Ragazzi, ci vediamo nella seconda parte dove Davide lo farà a me, cazzo. Va bene, ciao ragazzi.